Non sarebbe sorta alcuna questione tra il candidato a sindaco di Cosenza per il PD, l'Ala di Verdina ed altre associazioni civiche, Lucio Presta, e il governatore della Calabria, Mario Oliverio, in merito a quanto apparso sulla stampa sulla questione dell'adeguamento o meno dell'attuale ospedale rispetto al progetto del nuovo nosocomio. Una smentita giunta proprio dal manager dei VIP, candidato a sindaco nella città dei Bruzi, in occasione dell'incontro con il vice segretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini a Cosenza. Ha detto in altre circostanze anche nella conferenza stampa, prima ancora di un ospedale da costruire nuovo perché ci vorrà dei tempi, diamoci da fare perché nel frattempo funzioni bene questo. Questo è quello che ho detto. Allora nessuna diatriba con il governatore. Non, ma non è una questione di diatriba, questo è il mio pensiero, non so di un altro. Questo è quello che ho già detto anche a te personalmente alla conferenza stampa. Se ben ti ricordi, ho detto in attesa che si faccia un nuovo ospedale, forse bisognerà far funzionare bene quello che c'è. Non mi sembrava una cosa così clamorosamente importante, era logica, era solo logica. Quanto riguarda invece le amministrative, come procede il lavoro? Bene, come sai, sto incontrando tutti i rappresentanti della coalizione, ci stiamo scambiando idee sui programmi. E a breve lo presenteremo alla città. Qualche punto del programma che state affrontando? No, però dai, una cosa piccolissima su una cosa che voglio presentare bene, grande alla città. Dammi tempo e vedrai che. C'è la possibilità di ricucire lo strappo con l'NCD? Io credo di aver già espresso il mio pensiero. Io non ho strappato niente con l'NCD né ho. Devo aggiustare nulla, io ho una coalizione, ero da solo, sono venuti alcuni, se non sono venuti degli altri, pazienza, è un problema che non riguarda me. È una scelta che non spetta a me. Io a chi mi ha chiesto di venire mi sono confrontato e abbiamo fatto un pezzo di strada insieme. Chi non me lo ha chiesto o chi non vuol venire, non ho mica l'obbligo di portarli per forza con me. Assolutamente.